Oggi è il 9 maggio, la festa dell'Europa, ma il 9 maggio è anche un'altra data storica, o è la stessa data? È la data della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, è la data della pace, è la data della pace conquistata dopo anni di guerra. E noi siamo qui a ricordare, a festeggiare, no, perché non possiamo festeggiare con la guerra in corso, ma siamo qui a ricordare e a vivere e a cercare di conquistare un nuovo 9 maggio di pace. Noi siamo qui, non stiamo esaltando la guerra, noi stiamo qui perché vogliamo, perché i giovani ucraini che sono qui vogliono la pace. Non vogliono la guerra, vogliono la pace, una battaglia per la pace. Com'era una battaglia per la pace quella che durante la Seconda Guerra Mondiale si combatteva contro l'aggressione nazista all'Europa e fascista all'Europa, al resto dell'Europa. Quelli che combattevano contro i nazisti e combattevano contro quelli che avevano iniziato e volevano la guerra. Si battevano per la pace. Era quella la battaglia per la pace. E chi avesse detto, agli americani che avevano armi e portavano armi in Europa, chi avesse detto basta all'invio delle armi, vogliamo la pace, non portate armi, non date armi, non usate armi, avrebbero detto in realtà vogliamo le armi tedesche, vogliamo che vincano i tedeschi perché nessuno possa resistere all'aggressione nazista. E questo che noi dobbiamo dire ai nostri amici o non amici, non so, che riprendendo antichi temi del pacifismo, di chi vuole la pace, chiedono adesso, ad esempio, un referendum in Italia per impedire l'invio delle armi. È come se avessero chiesto nel 1944 agli americani di votare un referendum per impedire l'invio delle armi in Europa, per appoggiare e sostenere Adolf Hitler, per appoggiare e sostenere chi praticava l'olocausto, chi voleva sterminare popoli interi. Se qualcuno avesse detto sì, ma cerchiamo la soluzione diplomatica, con Hitler. Sì, ottimo, qual è il piano di pace? Sì, adesso vediamo, faremo un piano di pace, che sia quella è l'alternativa alla guerra. Vedete, a chi chiede un referendum contro la guerra mi viene fatto di dire: ma siete in grado di proporre credibilmente un referendum contro la guerra nel paese che la guerra l'ha iniziata e lo vuole? Volete fare una battaglia pacifista in Russia quando il governo russo ha cominciato? Non c'è discussione possibile. Non è che dice no, ma chi ha cominciato la guerra, chi l'ha voluta? In altri casi dice ma è stata colpa della prima guerra mondiale, è stata colpa della Germania, è stata colpa della Francia. No, qui come nella seconda guerra mondiale nessuno ha mai immaginato di dire che non fosse colpa, responsabilità della volontà di Hitler di fare la guerra, fosse questa la responsabilità della guerra. Così qui non è che si può discutere è stato Putin o forse è stato Zelensky a volere la guerra, ma è evidente, la guerra c'è perché la Russia sta facendo la guerra. E allora i pacifisti non hanno altro da fare che chiedere a Putin di smettere di fare la guerra. È questa la richiesta, non ce n'è altre possibili, non c'è altro discorso. E questo allora, nel giorno della pace,
il 9 maggio, giorno della pace, che non per niente è il giorno dell'Europa, perché il sogno europeo, il disegno europeo è quello di costruire un ordine di pace. Su questo il manifesto di Ventotene lanciava la prospettiva di un mondo di pace. Questo doveva essere l'Europa, questo era il progetto dell'Europa. E allora noi rilanciamo oggi quel progetto di pace nella libertà, nella democrazia, la democrazia per la pace per la libertà e la democrazia. E non possiamo farlo oggi di fronte alla guerra che esiste, che avanza, che investe e tenta di distruggere l'Ucraina, e se distruggerà l'Ucraina andrà poi a distruggere la Polonia e andrà poi a distruggere la Germania, andrà a distruggere tutta l'Europa. Diventerà guerra mondiale, perché non può essere altro, perché il disegno di Putin dichiarato, come era dichiarato il disegno di Hitler, è quello di fare una superpotenza che domini gli altri, che è l'antico sogno imperiale dell'antica Russia imperiale. Allora, noi non abbiamo altro modo oggi di essere, ripeto, non di festeggiare, ma di essere anniversario dell'Europa e promessa di Europa, perché l'anniversario ha un senso oggi se è un rilancio della promessa europea, che è promessa di pace contro le aggressioni, per impedire che ci siano nuove aggressioni, o se ci sono delle aggressioni in corso, come ci sono, che vengano fermate. E non c'è altro modo possibile oggi. Qualcuno ne inventi un altro, lo propongano, lo dicano, qual è l'iniziativa che ferma l'aggressione russa. Oggi non ce n'è altra possibile che quella tragica dell'uso delle armi. È tragico dover dire siamo a favore dell'uso delle armi, ma nessuno dei cosiddetti pacifisti ha avanzato una proposta, che sia una, che dica come si conquista la pace, se non assicurando la vittoria di chi sta subendo la guerra, la vittoria dell'Ucraina. E per questo oggi dire viva l'Europa vuol dire viva la pace e vuol dire viva l'Ucraina, viva queste bandiere che insieme oggi sventolano con questi colori di blu, di giallo. E insieme con le bandiere della democrazia in Iran, non dimentichiamolo, perché vi è un altro fronte della stessa battaglia fra le minacce del totalitarismo di un tipo o dell'altro, che non per niente si trovano uniti, sono alleati oggi, il governo islamista terrorista iraniano col governo nazionalista, imperialista, terrorista russo. Questo è il discorso, questo è il modo di essere europei, di essere liberi, di essere ucraini. E per questo io adesso riesco a voltarmi verso quelli che stanno tenendo queste bandiere, che da 400 giorni, mi pare, sventano tutti i giorni queste bandiere, per dire grazie, perché voi state lavorando e battendovi e sacrificandovi per noi. Grazie.